Beh, non avevamo dubbi a riguardo, Alfredo. Buonasera intanto, buonasera ai telespettatori da Tutto Sport, perché quando Inzaghi chiedeva alla propria squadra uno scatto in avanti sotto il profilo della concentrazione, della determinazione e soprattutto la invitava a non cullarsi sugli allori dello splendido girone d'andata, diceva il vero. E il risultato che ha ottenuto alla Spezia è stato molto importante, intanto perché conquistato sul campo di una diretta concorrente nella lotta per la salvezza, e in secondo luogo il gol di Gajić ha dimostrato che questo sia un giocatore molto promettente. Ne avevamo parlato, tu stesso avevi sottolineato quali fossero le aspettative che avevano circondato l'arrivo del giovane attaccante in casa beneventana. Beh, mi pare che la risposta da campo sia stata alquanto incoraggiante. Ecco, il gioco adesso inizia a diventare interessante e anche preoccupante per certi versi, dipende un po' il tipo di lettura. E il gruppo che lotta per la salvezza, diciamo, è un po' più compatto. Noi abbiamo la Fiorentina adesso da affrontare, che ha pareggiato col Parma, e quindi Inzaghi deve fare grande attenzione, perché poi ci sarà il Parma, subito dopo la Juventus, insomma, siamo nel campionato di Serie A. Beh, d'altra parte, quando commentavamo, mi riferivo prima al girone d'andata, i risultati assolutamente andati al di là di ogni però già aspettativa ottenuti dalla formazione sannita nella prima parte del campionato, ricordavamo come questo campionato sia particolarmente lungo, molto lungo. Noi siamo alla 26esima giornata, mancano 12 partite, ci sono 36 punti a disposizione. L'area salvezza, diciamo, che parte dal Crotone, che con la vittoria sul Toro è ritornato in corsa sicuramente, anche per il modo con il quale questa vittoria è stata ottenuta, e arriva fino al Genoa. Il Crotone di punti ne ha 15, poi il Parma 16, il Toro 20, sebbene abbia due partite da recuperare, il Cagliari 22, il Benevento, lo Spezia, la Fiorentina 26 e il Genoa 27. È chiaro che Benevento-Fiorentina sia uno spareggio, né più né meno di quanto non lo fosse Benevento, lo Spezia Benevento. E d'altra parte sapevamo che la salvezza che si conquista a quota 40, ma forse la quota potrebbe anche abbassarsi, vedremo gli sviluppi di un'area calda particolarmente magmatica, ma sapevamo quanto l'impresa sarebbe stata ardua, però lo sa per primo il Benevento. Pare che sia tornato anche il sereno in casa del Benevento dopo quello che è accaduto la scorsa settimana, gli ultimi giorni della scorsa settimana tra Schiattarella e Insigne. Oggi si sono fatti fotografare assieme, addirittura Schiattarella sulle spalle di Insigne. Insomma, è intervenuto il presidente e ha riportato un po' tutta la calma, no? Ma il presidente Vigorito è un uomo molto saggio, è un uomo che sa come, dove e quando intervenire. Nell'arco di una stagione si possono registrare episodi come quello cui tu facevi riferimento, perché la tensione agonistica, così come la carica adrenalinica, così come la consapevolezza che bisogna impegnarsi a fondo, a volte può provocare esagerazioni di quella portata. Però questa rapacificazione, questo intervento provvidenziale del presidente Vigorito conferma ancora una volta come il Benevento sia un club solido, una società sana che è capace anche di metabolizzare episodi come questo, con l'auspicio che non si ripetano ovviamente, ma anche questa, l'intervento di Vigorito è stata una dimostrazione di serietà, e i due giocatori interessati con quell'immagine hanno dimostrato di avere compreso la lezione. Xavier, grazie come sempre e ci risentiamo la prossima settimana. Grazie a voi, buona serata da Tutto Sport.